è invece il percorso con partenza da Piazza della Vittoria al fianco dello splendido Teatro Valli, con alle spalle i musei civici, di fronte il Teatro Ariosto e la Galleria Parmegiani. Si fa un primo giro del centro storico, poi si va fuori da Reggio Emilia con la mezza maratona, diciamo il traguardo intermedio a Monte Cavolo, poi si ritorna verso la zona centrale per naturalmente andare a chiudere l'anello sempre a Piazza della Vittoria, un nome quanto mai adatto, diciamo, anche alla conclusione di una gara di maratona. Piazza della Vittoria, che in realtà prende il nome dopo la fine della Prima Guerra Mondiale nel 1918, precedentemente aveva il nome di Piazza d'Armi. E qui ci sono i preparativi, bisogna scaldarsi, perché la giornata a Reggio Emilia è una giornata sì di sole, ma anche di temperature prossime allo zero. Si parla di 2 gradi in partenza. Qui ci sono naturalmente anche i pacemaker con tanto di palloncini che riportano il tempo target, il tempo obiettivo per ciascuno che deciderà di correre la maratona in quei tempi. Questo è l'elenco degli iscritti. Su tutti, tra i favoriti, Jean-Baptiste Simukeka, atleta ruandese che a Reggio Emilia ha centrato 2 successi consecutivi nel 2017 e nel 2018. Da tenere d'occhio anche Giuseppe Gerratana, il 31enne siciliano dell'Aeronautica Militare, che è atteso tra i grandi protagonisti. Ci sono anche macchie di colore che non mancano mai in occasione delle maratone, e in questo caso sono anche delle macchie di colore che hanno un senso, visto che c'è la 10 miglia riservata, una corsa cosiddetta goliardica riservata ad atleti che, podisti che decidono di gareggiare questa non competitiva in maschera a tema favole. Quest'anno è il secondo anno consecutivo che torna questo tema che tanto è piaciuto, e qui sfila il tricolore. Reggio Emilia, città del tricolore, la sala del tricolore è la sala del consiglio comunale di Reggio Emilia. E qui il 7 gennaio del 1797 nacque la bandiera nazionale italiana, da cui il nome del salone. L'abbiamo visto il riferimento per quanto riguarda le condizioni climatiche, anche se c'è chi gareggia davvero in mise quasi estiva. E uomini e donne naturalmente pronti al via, con lo start che è arrivato in questo momento. E allora si parte con la 27 km del capoluogo, e si parte, come dicevo, da Piazza della Vittoria. Prima parte di gara che vede subito tra i protagonisti il pacemaker, un ragazzo reggiano di Casalgrande, Federico Rondoni, che è allenato proprio da Stefano Baldini. Sarà lui il pacer per i primi 21 km, già campione italiano junior sulla distanza di mezza maratona a Roma nel novembre del 2021, e quest'anno proprio nella maratonina di Reggio Emilia del marzo scorso si è migliorato, siglando il nuovo primato personale di 1 ora 06 e 37, via da Piazza della Vittoria con l'assessore allo sport Raffaella Puglioni, che ha dato proprio il via alla manifestazione. Ed eccoci qui con i primi 2 che prendono subito il largo. Insieme al pacer Federico Rondoni c'è subito Giuseppe Gerratana, e qui siamo anche dalle parti del gruppetto che insegue. Ci sono Simukeka con il pettorale numero 4, mentre qui con il pettorale numero 3 abbiamo la 40enne ucraina Natalia Leonkova, che adesso sta un po' centellinando i suoi impegni. Quella di Reggio è la sua prima gara internazionale dell'anno. Ancora la testa della gara maschile con il pettorale numero 2, Giuseppe Gerratana, la terza maratona in carriera, vittoria all'esordio lo scorso anno a Torino con il primato personale da 2 ore e 13, ed è stato invece tredicesimo a Milano lo scorso aprile. Davanti nella gara femminile abbiamo citato precedentemente l'ucraina Natalia Leonkova, ma c'è anche Elena Jerotic, la 35enne
keniana che è stata terza un mese fa a Torino con il primato personale di 2 ore 34 e 53. A proposito di primati, mentre le immagini ci portano avanti nella gara, ricordiamo le migliori prestazioni di sempre. Qui siamo al decimo chilometro, via Fratelli Rosselli, e questo è il passo medio al maschile, 3 minuti e 14 a chilometro, il passo di chi è davanti. Dicevo delle migliori prestazioni al maschile, John Akizimana, il ruandese che ha vinto la scorsa edizione con il tempo finale di 2 ore 12 e 26, secondo miglior tempo risale al 2011 Lassen Mokrachi, Marocco, 2 ore 12 e 29, terzo miglior tempo sempre sotto le 2 ore 13 di Olivier Irabaruta, il atleta del Burundi, nel 2020, 2 ore 12 e 41. Questi sono gli inseguitori, dunque Jean-Baptiste Simukeka, che proprio a Reggio Emilia nel 2015 stabilì il suo primato personale nella maratona 2 ore 17 e 14, ed è insieme a Luca Parisi, il 33enne della SD Etrusca, che sembra avere un passo migliore, o quantomeno continua a star davanti, mentre alle sue spalle, mentre davanti a tutti c'è sempre Giuseppe Gerratana, che insieme al pacer Federico Rondoni è partito, ha preso già un discreto margine di vantaggio sulle altre. Testa della corsa al femminile con Lerunkova e Elena Gerotic. Gerotic che vanta come miglior risultato in carriera probabilmente quello ottenuto alla mezza maratona di Cardiff nel 2016, chiusa in 1 ora 11 e 23. Ancora un passaggio su coloro che inseguono nella maratona al maschile, dove tra i favoriti del pubblico di casa, mentre siamo appena transitati qui, ecco Federico Ronconi che ha chiuso il proprio ruolo di pacer, mentre è rimasto solitario a questo punto Giuseppe Gerratana, e dunque vedremo se riuscirà a condurre in porto questa gara da solo l'atleta siciliano. 10 anni fa per lui l'argento europeo under 23 sui 3000 siepi a Tampere, poi diversi problemi fisici lo hanno indotto a scegliere, a tirarsi via diciamo dalle gare in pista per scegliere le gare su strada. Qui insomma si ricorda l'importanza del restare idratati in un modo o nell'altro, e ci si riscalda in qualche modo. La distanza darà Gerratana agli inseguitori in questo momento della gara è di 3 minuti e 16, dunque sta procedendo di ottimo passo l'atleta siciliano, allenato da Gaspare Polizzi, lo storico coach di Salvatore Antibo. Il passo medio alla mezza maratona transitò in 1 ora 07.51, 3 e 13 minuti al chilometro per l'atleta siciliano, dicevamo di Gaspare Polizzi, lo storico coach di Salvatore Antibo, e oggi allena anche i gemelli Ala e Osama Zoglami, e allena anche Federica Sugamiele, che si sta invece ben comportando nella maratona al femminile all'inseguimento di coloro che sono avanti in questo momento, e c'è sempre Natalia Leonkova che sta spingendo e si è tenuta alle spalle, adesso ha messo del terreno tra sé e Lena Jerotic. 6 anni fa per la quarantenne ucraina l'exploit alla maratona di Dublino, vinta col crono importante di 2 ore 28 e 58, e come detto adesso sta un po' centellinando le proprie energie. Questo è l'arrivo della 10 miglia, arrivo della 10 miglia con questi costumi, come detto il tema è quello delle favole, dunque si gareggia in maschera e ci si diverte anche in questo modo, la seconda edizione tematica diciamo con vari protagonisti dal mondo delle favole. Noi andiamo invece adesso a sentire le parole di Luca Vecchi, il sindaco di Reggio Emilia, che ci parla un po' di questo appuntamento importante con la maratona di Reggio.
Una maratona che da tanti anni si ripete, si è radicata nel territorio, è sempre una grande giornata di festa, di sport, con tanti maratoneti in una città che ha fatto degli eventi sportivi, a partire anche dai giochi internazionali del tricolore e da tanti altri momenti, un elemento forte di promozione della città, di promozione dello sport e di capacità, insomma, di vivere delle giornate di festa come quelle che abbiamo vissuto quest'oggi. Ma nel frattempo avevamo visto il passaggio di Federica Sugamiele, dicevamo della 27enne siciliana di Erici, anche lei allenata da Gaspare Polizzi, e dunque due atleti siciliani che sono in questo momento al comando di questa edizione della maratona. Gerotic un pochino più in difficoltà, l'atleta keniana. Nella storia della maratona di Reggio Emilia al femminile ci sono ben 20 successi per l'Italia, 2 per la Russia, 2 per l'Ungheria, 2 per l'Etiopia, 1 per il Ruanda. Italia che invece è seconda nella classifica per nazioni delle vittorie al maschile, con 10 successi per il Marocco. L'Italia ha vinto 7 volte, l'ultima volta in cui ha trionfato un italiano è stato nel 2016 con Francesco Bona. Passo medio alla femminile 3,33 media a chilometro. Adesso torniamo su quelli che stanno inseguendo invece Giuseppe Gerratana. Al maschile sono sempre Simukeka e Parisi, con Simukeka assai esperto, sempre alle spalle di Luca Parisi. Luca Parisi, che è un personale sulla maratona ottenuto a Valencia nel 2019, 2:13:02. Per Jean-Baptiste Simukeka, diciamo, è una vecchia volpe della strada, molte le maratone vinte in carriera. Abbiamo citato i due successi consecutivi a Reggio Emilia, e con lo scorso anno per lui i trionfi di Zagabria, di Spalato e alla maratona di San Valentino di Terni. Ancora Leon Kova al comando della gara al femminile, con Federica Sugamiele che insegue e proverà ad attaccare a breve una Leon Kova che in questa fase della gara mantiene ancora un buon passo. Questi invece sono i due che inseguono al maschile. Per quanto riguarda gli atleti di Reggio, si segnala una bel piazzamento per Simone Corsini, che è stato, tanto è un professore di elettronica e elettrotecnica all'Istituto Tecnico di Castelnuovo nei Monti, sull'Appennino Reggiano, e in carriera vanta un risultato importante nell'edizione 2022 del Tour de Jean, 330 km con 24.000 metri di dislivello positivo, con partenza e arrivo a Courmayeur. Dopo aver percorso tutto il perimetro della Valle d'Aosta, per Simone Corsini, che gareggia con l'atletica Panaria Group, Reggio Emilia è un appuntamento classico, visto che ha debuttato proprio qui nella maratona nel 2013 ed è uno dei podisti più presenti su questa 42 km emiliana. Qui siamo ancora con Lena Gerotic alle spalle di chi è in questo momento avanti nella gara al femminile. Poco più dietro Federica Moroni, Silvia Luna, Chiara Bonassi, Serena Natolini a inseguire le donne che stanno facendo la testa della gara in questo momento. Al maschile la testa non è mai cambiata, con Giuseppe Gerratana, ottobre il primato personale centrato nella mezza con 1:04 a Lucerna. E ancora in eccellente condizione, lo vediamo il passo di Giuseppe Gerratana, atleta dell'aeronautica militare. Qui siamo con la Gerotic, che forse ha un po' patito a metà gara, ma sembra adesso aver ritrovato un discreto passo. 2:34:53, ricordo il suo primato personale. Dicevamo degli iscritti, un totale di 2.500 metri, davvero una bella rappresentanza di atleti per questa bella giornata di sole, quantomeno il sole a scaldare un po' l'ambiente, un ambiente che è chiaramente un po' freddo per via proprio delle condizioni climatiche. Vi ho detto della miglior prestazione di sempre alla maschile con John Chizimana, 2:12:26, la miglior prestazione italiana al femminile, e
equivale naturalmente anche all'ultimo successo italiano nella manifestazione al femminile Giovanna Epis nel 2020 con 2:28:03. Attenzione a Federica Sugamiele che sta pian pianino risalendo la china e va in questo momento ad affiancarsi e a superare Lena Gerotic e a gettarsi all'inseguimento di Natalia Leonkova. Per Federica Sugamiele questa è la seconda maratona in carriera dopo l'esordio a Milano lo scorso aprile in 2:34:08, due anni fa argento nella Coppa Europa di 10.000 a Birmingham con Giovanna Epis, come detto la primatista qui a Reggio Emilia, Anna Arnaudo e Rebecca Lonedo. Gli uomini intanto sono ai 34 km ancora via Fratelli Rosselli con Gerratana, il suo passo medio che è sceso a 3:11 minuti al chilometro. Dicevamo di Federica Sugamiele dopo quell'argento nella Coppa Europa squadre di Birmingham, un incidente d'auto l'ha costretta a rinviare a lungo l'esordio sulla maratona che era previsto un po' di tempo fa e invece è arrivato un po' più tardi. Momento un po' di crisi per Leonkova che in questo momento è in seconda posizione, superata da Federica Sugamiele che come vedete entra a ghiarda con un altro passo. Federica Sugamiele che tre settimane fa ha corso la mezza di Verona in 1:12:06 e dunque in eccellente condizione e vediamo anche la sua bella progressione nella seconda parte di gara per andare a prendersi la testa della corsa e andare ad avvicinarsi al traguardo di Reggio Emilia da prima davanti a questo punto a Natalia Leonkova e a Lena Gerotic. Leonkova che una volta superata dalla Sugamiele è parsa patire un po' lo sforzo della parte iniziale della gara dove era andata avanti lasciandosi alle spalle anche Lena Gerotic e dunque per la quarantenne ucraina momento di difficoltà che potrebbe compromettere anche il secondo posto. Bisognerà vedere in che condizioni arriverà da dietro Lena Gerotic per provare a riprendersi quantomeno il secondo posto. Intanto al rifornimento Federica Sugamiele che cerca un bel risultato, come detto per lei questa è soltanto la seconda maratona quindi deve anche imparare a dosarsi sulle distanze, 3:30, 3:35 evidentemente il riferimento al chilometro per l'atleta siciliana di Erice della Caivano Runners. Mentre qui per Giuseppe Gerratana si sta avvicinando la città di Reggio Emilia, si sta avvicinando il traguardo, atleta dell'aeronautica militare, e prova a questo punto, è su un passo che potrebbe portarlo anche a migliorare il proprio primato personale da 2:13, con il quale aveva vinto il suo esordio, proprio ricordavamo alla maratona di Torino lo scorso anno. In questo momento si sta prefigurando un doppio successo italiano alla maratona di Reggio Emilia, la maratona del tricolore, con tra l'altro due atleti siciliani, entrambi allenati dallo stesso tecnico che, come detto, è Gaspare Polizzi. Ancora una smorfia, un po' di sofferenza per Federica Sugamiele, ci sta, ma il passo sembra ottimale per l'atleta siciliana che continua a spingere e da dietro non sembrano altrettanto in condizione le atlete che inseguono, che sono Natalia Leonkova che abbiamo visto un pochino in difficoltà subito dopo essere stata superata da Federica Sugamiele e poi Lena Gerotic che invece la sua difficoltà ce l'aveva avuta in suo momento di crisi sembra averlo passato e adesso siamo ancora con momenti vicini all'arrivo per Giuseppe Gerratana che vede ormai profilarsi il traguardo per questa 27esima edizione della maratona di Reggio Emilia. Ancora con un bel passo, ancora con una bella falcata Giuseppe Gerratana vuole provare fino in fondo ad avvicinare il proprio primato personale, sta per arrivare nuovamente in Piazza della Vittoria per andare a tagliare il traguardo di questa 27esima edizione della maratona, dunque
Sette anni dopo Francesco Bona torna un italiano sul gradino più alto del podio, chiude Giuseppe Gerratana, non distante da quel primato personale di 2 ore 13, fa 2 ore 13 e 59, comunque ottavo nelle liste italiane dell'anno. Questo è il distacco tra Federica Sugamiele e Elena Gerotic, che nel frattempo ha superato, come ipotizzavamo, Natalia Leonkova, che era andata un po' in difficoltà. 2 minuti e 13 di distacco, è un distacco abbastanza importante e dovrebbe consentire all'atleta siciliana di arrivare sul traguardo di Reggio Emilia in centro storico con il primo posto assicurato, e dunque per lei, dopo l'esordio di Milano, arriverebbe la vittoria. Eccolo qui intanto il secondo, Luca Parisi, che chiude in 2 ore 24 e 50, dunque è riuscito a tenersi alle spalle alla fine l'esperto Jean-Baptiste Simukeka, che sta arrivando in questo momento staccato di 19 secondi da Parisi, e dunque chiude in 2 ore 25 e 09. E qui adesso è il momento finale anche per la testa della gara femminile, con Federica Sugamiele che non ha avversari in questo lungo rettilineo che porterà sulla linea del traguardo. Continua a spingere l'atleta siciliana e sta per arrivare sulla linea del traguardo anche lei, andando a migliorare il suo primo riscontro cronometrico, quel 2 ore 34.08 centrato alla maratona di Milano lo scorso aprile, minimo per i giochi di Parigi, lo ricordo, 2 ore 26 e 50 per Federica Sugamiele. Il traguardo arriva dopo 2 ore 31 e 35, 2 ore 26 e 50, ancora un limite lontano, però intanto il risultato di oggi fa prevedere un ulteriore progresso il prossimo anno, nel 2024, potenziale sicuro sotto le 2 ore 30 per l'atleta siciliana. Questa è la classifica al maschile, con il successo di Giuseppe Gerratana, Luca Parisi al secondo posto, Jean-Baptiste Simukeka, e poi Federica Sugamiele vince la gara femminile davanti a Elena Gerotic e Natalia Leonkova, che chiudono staccate. Una bella crisi finale per la keniana e l'ucraina che inseguivano l'atleta italiana, e dunque l'Italia che torna a far doppietta in questa gara dopo quanto successo nel 2013, quando vinse Michele Palamini e al maschile Deliana Patelli al femminile. Questo è il podio, con l'immancabile presenza del parmigiano. Del resto, insomma, questa è zona di produzione, e questo è il podio al femminile con Federica Sugamiele che vince davanti a Elena Gerotic e a Natalia Leonkova, che hanno chiuso rispettivamente in 2 ore 42.41 e 2 ore 50.03, molto staccate dal crono di Federica Sugamiele, che ha vinto in 2 ore 31 e 35. Tempo di rifocillarsi a fine gara in una giornata anche abbastanza fredda. Adesso andiamo a sentire i protagonisti e poi anche Paolo Manelli, presidente della Tricolore Sport Marathon. Un percorso abbastanza difficile. Sapevo che non, magari sarei riuscito a ritoccare un po' il personale, infatti fino al 35esimo ero sotto le 2 ore 13, poi un po' mi sono un pochettino irrigidito perché la parte iniziale era abbastanza difficile. Nonostante ciò io ci ho messo il cuore e l'anima, mi sono allenato per far bene. Adesso penso che punteremo un po' a correre un 10.000, una mezza maratona più veloce. Ci saranno gli europei a Roma per campionati europei di mezza maratona, quindi cerchiamo di entrare in squadra, ci proverò fino alla fine. Sì, sicuramente sono venuta qua sapendo di stare bene, volevo sia migliorarmi sia provare ad arrivare prima, ecco. Quindi sono riuscita in entrambi i casi e sono molto felice. Sicuramente ero consapevole di come stessi io, non di come stessero loro, però quando ho capito che potevo riuscire a prenderle, sicuramente quello è stato una marcia in più. Adesso anche la voce di Paolo Manelli, presidente del Tricolore Sport Marathon. Sentiamo la soddisfazione per questa edizione della maratona. La maratona del Tricolore, quando primo uomo e prima donna sono due italiani,
è già contenta, siamo già felici di questo. Meglio di così non poteva andare per noi, con anche due ottime prestazioni cronometriche, quindi anche dal punto di vista tecnico una buona gara. Siamo felici, abbiamo tantissima gente, che qualcuno già da allora, tanti nuovi, tanta gente che sta lavorando come volontari lungo il percorso, e a loro dobbiamo il successo di questa manifestazione. Eh sì, sono 250 i volontari impegnati, questi invece sono i campioni nazionali WISP di maratona: Federico Ganassi Spallanzani, Simone Corsini e Jean-Baptiste Simukeka, e poi ci sono tutte anche le altre categorie. Vediamo anche il riepilogo al femminile con i successi nelle varie categorie per questa edizione numero 27 della maratona di Reggio Emilia, che dunque si chiude con questa doppia soddisfazione, maratona del tricolore, con due italiani che tornano a vincere esattamente 10 anni dopo l'ultima volta. E con queste immagini di soddisfazione, di gioia per l'impresa centrata, ringraziando Maurizio Piergentili e Flavio Leone alla parte tecnica, da Luca Di Bella, un saluto e un appuntamento alle prossime gare.